Successivamente vedremo, sia pure vagamente, che l'anima sta liberandosi da quelle ombre eteree di desiderio che sembrano aderire ad essa come ultimi resti della vita terrena che potrebbero avere il potere di trattenerla ancora. Ma quando raggiungiamo l'ultima iniziazione che precede quella suprema e che fa dell'uomo un harat, troviamo che è impossibile concepire quali legami, quali impurità possano ancora sussistere in uno stato così elevato. E giustamente è scritto che il sentiero dell'harat è difficile a comprendersi come quello degli uccelli nell'aria, poiché come essi sembra che egli non lasci traccia e che voli senza contatti e senza impedimenti in quella sublime atmosfera in cui si muove. E da quella regione scende un senso di pace imperturbata che nulla può turbare. Poiché ci viene detto che nulla può muoverlo né scuoterlo, inattaccabile da qualsiasi tempesta terrena, in una pace ineffabile, in una serenità che nulla può turbare. Coloro che conoscono questo stato e che hanno tentato di descriverlo con parole naturalmente inadeguate, poiché sono parole umane, hanno parlato delle caratteristiche di un simile essere, in sillabe che sembrano riflettere debolmente tale sublime condizione. Essi dicono che egli è tollerante come la terra, come la folgore di Indra, simile ad un lago senza melma. Nessuna nuova nascita lo attende. Il suo pensiero è calmo, calme le sue parole e le sue azioni. Quando ha raggiunto la libertà mediante la reale conoscenza, quando è così diventato un uomo calmo. Sembra che da quella quiete scenda a noi un senso di pace, di serenità, di calma inalterabile che nulla può mutare o turbare, e comprendiamo perché di un tale uomo si dica anche: la sofferenza non esiste più per colui che è giunto alla fine del suo viaggio, che ha abbandonato il dolore, che si è liberato da tutti i lati e che ha spezzato tutte le catene. Tale è l'harat che sta in cima al sentiero. Tale è colui che non ha più che un solo passo da fare per non avere più niente da imparare. Tale è la meta del sentiero che tutti possono percorrere. Tale è la fine della lotta, e questa fine è la pace perfetta. Descrivendo gli stadi del sentiero preparatorio, parlando in termini così imperfetti di ciò che ci attende al di là delle porte d'oro, vi è forse sembrato che io parlassi un po' troppo duramente o che vi presentassi il sentiero con colori troppo scuri e tenebrosi? Se così fosse, la colpa è mia, non del sentiero. L'errore è di chi parla e non di ciò che egli ha cercato debolmente di descrivere, poiché per quanto vi siano difficoltà, lotte e sofferenze, è pur vero che tutti coloro che penetrano nella corte esterna, per non parlare di chi ha oltrepassato la porta d'oro, una volta entrati dentro quel recinto, nessun tesoro della terra potrebbe farli ritornare alle loro precedenti condizioni. E per coloro che hanno varcato la soglia, vi è forse qualche gioia o promessa terrena atta ad indurli a gettare uno sguardo furtivo al mondo che hanno abbandonato? Poiché questo sentiero che si stende davanti a noi è un sentiero in cui i dolori sono migliori delle gioie terrene e le sofferenze più splendide dei godimenti terreni.
Se si potesse condensare entro i limiti di un'esistenza umana ogni gioia che la terra inferiore può dare, se potessimo riempirla di piaceri con la probabilità di goderli incessantemente, se entro i limiti di quella esistenza umana potessimo accumulare tutto ciò che gli uomini conoscono, delle gioie, dei sensi e dell'intelletto, se potessimo togliere ogni traccia di dolore e di stanchezza, facendo di essa una vita ideale, per quanto lo permetta la terra. Allora, accanto ai gradi del sentiero, per quanto questi possano sembrare oscuri visti dal mondo esterno, questa vita di gioie terrene sembrerebbe miserabile, scialba, o le sue armonie sarebbero delle discordanze paragonate alle armonie dell'aldilà. Poiché su questo sentiero ogni passo compiuto è compiuto per sempre. Ogni dolore, il più penoso, è una benedizione per la lezione che ci dà. A mano che ci inoltriamo su questo sentiero, esso diviene sempre più luminoso col diminuire dell'ignoranza, più pervaso di pace con lo sparire della debolezza, più sereno man mano che le vibrazioni della terra perdono il potere di urtare e di offendere. Ciò che esso è alla sua estremità finale possono dirlo soltanto coloro che lo hanno percorso tutto e quale sia la sua meta, solo coloro che l'hanno raggiunta. Ma anche quelli che si trovano ai primi stadi sanno che i dolori di questo sentiero sono gioie paragonate alle gioie della terra e che il suo piccolo fiore vale qualsiasi gioiello offerto dalla terra. Un raggio della luce che splende sempre su di esso e che diventa ogni ora più luminoso man mano che il discepolo avanza. Un solo raggio di tale luce offuscherebbe tutto il sole della terra. Coloro che lo percorrono conoscono la pace che è al di là di ogni comprensione, la gioia che il dolore terreno non può mai rapire, e godono sulla roccia quel riposo che nessun terremoto può scuotere nell'asilo del tempio dove regna un'eterna beatitudine. Gentile ascoltatore, termina così il testo Verso il Tempio di Annie Besant. In descrizione troverai il link dell'intera playlist se non avessi ascoltato i capitoli precedenti. Iscriviti gratuitamente al canale per rimanere aggiornato sui nuovi video. E controlla tutte le playlist passate per trovare ciò che più ti piacerebbe ascoltare. A presto! Ciao!